Tre mesi di esercizio provvisorio alla regione siciliana, uno in più rispetto a quanto precedentemente ipotizzato per evitare che la campagna elettorale per le politiche possa influire. A febbraio comizi e tour elettorali potrebbero lasciare deserta l'aula dell'Assemblea regionale. Meglio attendere marzo, quando il bilancio potrà essere discusso con l'attenzione che merita. Il disegno di legge per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio è stato approvato dalla Giunta e trasmesso all'ufficio di presidenza dell'ARS, uno strumento agile ed essenziale, assicura il Presidente Nello Musumeci. Nei sei articoli spiccano le norme sull'utilizzo dei forestali per l'emergenza incendi, senza attendere il bilancio definitivo e sull'utilizzo del personale precario. Previsti interventi per il benessere domiciliare dei disabili gravi e gravissimi, per il quale saranno erogate risorse secondo modalità che saranno stabilite con un decreto specifico della Presidenza della Regione. Intanto esulta l'assessore all'economia Gaetano Arnao e ha almeno due Motivi per farlo. Intanto per l'alleggerimento delle procedure sui pareri sui bandi comunitari e l'accorciamento dei tempi. L'ARS spiega Armao darà gli indirizzi, ma tutta l'attività tecnica sarà svolta dall'amministrazione regionale. Obiettivo ridurre il tempo di sette mesi per il quale l'UE aveva richiamato la Regione Siciliana. La seconda ragione e motivo di soddisfazione per Armao è essere riuscito, attraverso il contributo in commissione di Stefania Prestigiacomo, a rivedere gli accordi governo nazionale-regione. Intanto è stato ritirato il DEFR 2017-2019, redatto dall'ex assessore Baccei. Poi, grazie a quello che è stato definito un rinnovato rapporto con Palazzo Chigi, sono state accolte le richieste di vincolo sui prossimi esercizi finanziari scaturiti dagli accordi con il precedente governo. Insomma, in circolo ci saranno 300 milioni di ossigeno per ogni anno di bilancio. E in una sola parola, il nuovo governo riesce a cancellare alcuni provvedimenti di quello precedente. Adesso sarà la Assemblea regionale a trattare l'esercizio provvisorio approvato dalla Giunta e si vedrà come i lavori parlamentari di Palazzo dei Normanni si intersecheranno con la campagna elettorale per le politiche che prenderà ufficialmente il via con l'imminente scioglimento delle Camere che, nell'ultimo atto, hanno regalato alla Regione siciliana i due commi sul bilancio consolidato e che aprono lo scenario alle assunzioni di esterni.